La Domenica delle Palme, nella Passione del Signore, apre la grande settimana, quella che chiamiamo santa, la settimana in cui facciamo la memoria annuale della Passione, Morte e Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. In questa Domenica delle Palme, la liturgia... Ci propone anche la commemorazione dell'ingresso solenne di Gesù in Gerusalemme. E all'inizio ci è proposto il Vangelo che racconta quel fatto storico. Gesù giunto vicino alla città santa, vi entra trionfalmente accolto come il Messia, ma vi arriva come un umile personaggio su un asinello, non come un trionfatore a cavallo. Il Vangelo di questa domenica è il lungo racconto della passione. Quest'anno ascolteremo il racconto secondo Marco, che comprende ben due capitoli interi, il 14 e il 15. La prima lettura, sempre, ogni anno ci propone dal libro del profeta Isaia il cosiddetto terzo canto del Signore. Nel testo chiamato del secondo Isaia ci sono quattro poemi in cui si presenta una misteriosa figura di un personaggio chiamato il servo del Signore. Da un punto di vista storico possiamo ritenere che fosse il profeta stesso, quell'anonimo profeta che consolò Israele verso la fine dell'esilio, poco prima che l'imperatore persiano Ciro liberasse gli esuli. Questo profeta si considerò servo del Signore, cioè suo ministro, incaricato di compiere un'opera di liberazione. Il servo del Signore per eccellenza era Mosè. Quest'uomo si sentì investito di un compito simile a quello di Mosè, come l'antico condottiero aveva liberato Israele dall'Egitto, così il profeta si sente mandato da Dio a liberare il popolo dalla schiavitù di Babilonia. Però la sua condizione lo assomiglia di più a Geremia, cioè ad un profeta rifiutato, contestato, umiliato, addirittura soppresso. Difatti, in questo testo è il profeta stesso che parla, parla in prima persona, racconta la propria condizione. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Il Signore mi ha reso suo discepolo, non un maestro. Ma un discepolo, cioè io ho imparato dal Signore e quindi sono stato capace di rivolgere una parola di consolazione allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. È una condizione abituale che si ripete di giorno in giorno. Il profeta attesta il proprio impegno di discepolo, cioè di persona che vuole imparare. Il Signore rende attento il mio orecchio perché io ascolti, cerchi di capire che cosa vuole da me. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro, mi ha aperto l'orecchio, cioè mi ha fatto capire quello che voleva e io ho accettato, non mi sono rifiutato, non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ma accogliere quello che il Signore mi ha proposto mi è costato caro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Sta raccontando una propria situazione di dolore, di rifiuto. Gli hanno sputato in faccia, gli hanno strappato la barba, lo hanno picchiato, lo hanno frustato a sangue proprio perché aveva ascoltato la parola e aveva indirizzato una parola di consolazione agli esiliati, probabilmente perché parlava di un intervento liberatore di Dio, parlava di una prossima venuta di Ciro come liberatore e alla polizia babilonese una cosa del genere non piaceva assolutamente, quindi devono averlo arrestato più volte, minacciato torturato fino ad ucciderlo. Il profeta però dice, per fedeltà non mi son tirato indietro, le ho prese, ma non ho smesso di parlare in nome di Dio. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, du rendo la mia faccia dura come pietra sapendo di non restare confuso. Stringo i denti, resisto, vado avanti, faccio il viso duro di fronte alle difficoltà, perché sono sicuro che il Signore mi appoggia. Quest'uomo è una figura profetica, non perché annuncia espressamente il Messia, ma perché è in persona una figura messianica, con la sua vita, con la sua missione, con la sua sofferenza, con la sua morte di vittima perseguitata, torturata, egli annuncia lo stile del futuro Messia. Noi nella liturgia, mentre ascoltiamo questo profeta, abbiamo l'impressione di sentire Gesù Cristo stesso che parla. Difatti, quando dice: Ho presentato il dorso ai flagellatori, le mie guance a quelli che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, ci sembra proprio di sentire il Cristo stesso che parla. Eppure è un uomo vissuto 500 anni prima. È un uomo profetico che, mosso dallo Spirito, dà voce alla rivelazione di Dio. E Gesù ha realizzato pienamente quello stile che era stato proposto. Anche il Salmo 21, che leggiamo come Salmo responsoriale, presenta la figura di un servo sofferente. E il ritornello, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, tratto da questo salmo e pronunciato da Gesù in croce, non è parola di disperazione, ma è solo l'inizio di un salmo di grande fiducia. Mi fido del Signore e sono sicuro di non rimanere confuso. E San Paolo, nella lettera ai Filippesi, ci propone il grande inno cristologico che leggiamo come seconda lettura. Cristo Gesù che è Dio si è abbassato fino in fondo, fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato fino al vertice della gloria. Questo è lo stile del Messia. Noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza di Dio e potenza di Dio. Seguiamo il Cristo fino alla croce fidandoci di Lui, sapendo che grazie a Lui non resteremo delusi.